27 maggio 2016, Barack Obama in visita ad Hiroshima. È la prima volta che un presidente degli Stati Uniti si reca dove iniziò l'era atomica, provocando con una sola bomba 140.000 morti. La storia passa nuovamente per questa città giapponese. Ne resta simbolo l'immagine del giovane presidente che sorregge il vecchio Hibakusha, uno dei pochi sopravvissuti a quel tragico 6 agosto 1945. Obama non chiede scusa, ma alla presenza del primo ministro Shinzo Abe si impegna a perseguire la pace e la sicurezza del mondo senza armi nucleari. Visitato il museo, depone una corona di fiori sul monumento alla memoria delle vittime e si sofferma in silenzio davanti al cenotafio. Nel discorso alla base militare di Iwakuni, dove è tuttora il contingente statunitense, scolpisce queste parole: «La morte cadde dal cielo e il mondo cambiò», aggiungendo: «Abbiamo una responsabilità condivisa, guardare direttamente negli occhi della storia e chiederci cosa dobbiamo fare di diverso per evitare che tali sofferenze si ripetano». Se si vuole davvero costruire un mondo di pace, non basta visitare le rovine del passato.